Buongiorno a tutti, sono Rachele Verga e frequento il quinto anno al Casnati presso l'Istituto Aeronautico. Fin da piccolina ho avuto questa passione per gli aerei grazie anche a mio papà, che facendo paracadutista mi portava verso i vari club, ad esempio ho visitato anche quello di Casale Monferrato, quello vicino a Verona. Questa passione poi è stata coltivata anche grazie a mio nonno, che mi portava sempre su in terrazza a vedere i vari pianeti, quindi tutto quello che riguardava l'astronomia, e questa mia passione si è coltivata e si è indirizzata verso meteorologia. Poi l'opportunità che mi ha dato modo di conoscere il Casnati è stata Talenti Emergenti nel 2019, quando ero in seconda media, che mi ha dato la possibilità di avere un'anteprima un po' della scuola e di quello che sarei poi andata a fare una volta in prima superiore. Abbiamo iniziato ad utilizzare il simulatore in terza e si fa fino alla quinta, 1/2 volte al mese, a gruppetti di 4 persone di solito. Si fanno oltre la checklist, che è la parte iniziale per accendere l'aereo, e poi si effettuano varie missioni che decide il prof, come possono essere gli stalli, le viate, le salite, le discese. Poi più si va avanti, più le missioni diventano complicate. È stato utile fare le missioni al simulatore perché sapevo più o meno a grandi linee cosa aspettarmi poi su un aereo vero, come può essere l'idrovolante, l'aeroclub, quindi mi è servita come preparazione per andare poi ad effettuare il percorso della licenza privata. Siamo all'Aeroclub Como, che è un ambiente che già conosco, e sto svolgendo qua lo stage PCTO. Ho scelto di venire qua perché comunque mi fa piacere, è un bel ambiente e mi trovo bene. Al momento sono in segreteria e mi occupo della pianificazione dei voli, più che altro quelli che riguardano i voli interruttivi, che sono una prima esperienza sull'idrovolante. Oltre a questo mi interfaccio anche con le persone, con i vari clienti. Questa cosa mi ha dato anche modo di crescere personalmente. Alle medie ho avuto dei problemi a livello scolastico, specialmente le materie scientifiche come matematica. Ho rischiato di prendere il debito per più anni. Tuttavia ho scelto comunque l'aeronautico, pur sapendo che c'è parecchia matematica, perché essendo una ragazza determinata volevo portare a termine questo obiettivo. E alla fine mi sono rimboccata le maniche e sono andata avanti nel mio percorso. Al momento sto anche facendo i test per ingegneria al Politecnico. Questo per dire che alla fine il tuo percorso te lo decidi te e non sono gli altri che ti devono imporre una loro scelta, e che se ne hai le capacità comunque riesci a far tutto, o se non le hai basta che ti rimbocchi le maniche e vai avanti. Adesso sto facendo il PPL, che è il brevetto per la licenza di pilota privato, sempre qua presso l'Aeroclub. C'è un corso teorico di 100 ore e invece una parte pratica con gli idrovolanti, sono in totale 45 ore. E alla fine di queste darei un test. Sono soddisfatta della mia scelta, anche della persona che adesso sono diventata, molto più sicura di me stessa, e quindi non rimpiango niente, sono soddisfatta di quello che ho fatto.